Giovanni Panunzio, Rosa Zazza, Luigi e Aurelio Luciani. Erano i nomi che alcuni ragazzi di Foggia avevano scritto sulle scalinate di alcuni quartieri della città, scritte per ricordare le vittime innocenti di mafia della Capitanata. Nomi che qualcuno invece ha cancellato. In un caso al posto di quei nomi è comparsa una scritta su Federico II, mentre sono stati lasciati soltanto i nomi scritti sulla scalinata a ridosso dell'epitaffio. Foggia, il territorio della quarta mafia, ha però la necessità di ricordare quei nomi, quelle persone morte nella guerra alla mafia che da oltre 40 anni vede protagonista, suo malgrado, il territorio. Sono state cancellate, diciamo, sono tutti gesti anonimi, gli anonimi che le hanno scritte per esprimere una coscienza ricca di memoria in questa città, e anonimi che le hanno cancellate. Sicuramente il primo gesto, quello di scriverle, è un gesto di speranza, un gesto di una coscienza che vuole approfondire, perché hanno scritto anche dei nomi poco conosciuti di vittime. Gli altri invece, quelli che cancellano, non è un bel gesto, è un gesto di poca attenzione, un gesto che esprime indifferenza, un disagio, una volontà che fa male a tutti quanti noi. Quindi sicuramente il nostro auspicio è di promuovere un'iniziativa perché queste scritte vengano realizzate con l'autorizzazione necessaria in un luogo che diventi simbolico per la città.